si doveva tenere la scorsa settimana, ma è stata rinviata a domani colpa del maltempo. Ma ora è tutto pronto a Frosolone per l'evento che richiama migliaia di curiosi e appassionati. La corsa degli asini sul pianoro di Colle dell'Orso, evento esilarante e dove i colpi di scena non mancano di certo. Per il 19° anno si ripeterà domani l'evento, che ovviamente non è un rodeo visto il carattere mansueto degli asinelli e non è una gara di bravura dei fantini, è semplicemente una competizione, un braccio di ferro tra l'uomo e il suo animale notoriamente testardo e che spesso e volentieri vince, rifiutandosi di obbedire e di eseguire gli ordini che gli vengono dati. Risate garantite quindi e scenette degne di un programma comico accompagneranno come ogni anno la corsa degli asini, che divertirà non solo i bambini, che accorrono sempre numerosi, ma anche i grandi. Ma la manifestazione, assicura l'organizzatore Luigi Di Maria, vuole essere anche un plauso ai proprietari che allevano con tanta cura e sacrifici i simpatici quadrupedi ormai in via d'estinzione. Quest'anno ci sarà anche una novità: ogni contrada sarà abbinata ad un comune della comunità montana Sannio e avrà come simbolo un animale dell'altopiano: cinghiale, volpe, lepre, orso, asinello, poiana e lupo. Tutte le edizioni finora, e questa non farà certo eccezione, hanno visto la partecipazione di centinaia di persone di ogni età che si cimentano a cavalcare l'asinello, che per sua natura non è molto incline ad obbedire, meno che mai ad estranei. Ed è proprio questo che dà vita a siparietti comici con qualche disarcionamento e scalciata dell'animale che tenta di liberarsi del cavaliere. Durante la corsa, poi, gli incitamenti del pubblico sono fondamentali per far muovere l'asinello, che spesso si inchioda sul posto e non ne vuole più sapere di muoversi. L'evento della corsa sarà abbinato con quello della sagra del maialino, accompagnato dalla polenta e mazzafur cucinato nel ristorante della Tana dell'Orso di Frosolone.